Allora ragazzi, oggi parliamo di Delict in un modo un po' particolare perché sapete che io non parlo di calciomercato. Allora, pare che la Juventus lo stia prendendo, giusto? E questa è una cosa positiva nel caso vada in porto. Intanto facciamo un inciso. Fino al 1° luglio è impossibile che venga ufficializzato perché sapete che l'esercizio di bilancio si chiude il 30 giugno. Di conseguenza la Juve non va a imputare sul vecchio bilancio un acquisto per la nuova stagione. Di conseguenza state tranquilli che come minimo fino a lunedì De Ligt non sarà un giocatore della Juventus. Ponendo il caso che De Ligt venga acquistato veramente, e sarebbe un ottimo acquisto, c'è un problema, c'è un però. De Ligt ha un procuratore che si chiama Mino Raiola. Voi direte, vabbè, chi se ne frega. No, no, dovete tenerlo in considerazione perché non so se avete fatto caso che vuole la clausola rescissoria di 150 milioni. Sapete cosa vuol dire, signori miei? Vuol dire che se De Ligt, come pensiamo tutti quanti, io per primo, è un grande giocatore, è un grande difensore, e noi ragioniamo nell'ottica di averlo per più stagioni, dicendo dai, per 7-8 anni siamo a posto, ce lo possiamo scordare, perché se appunto si verificherà che lui è un grande giocatore, il primo sceicco, il primo petroliere, ne cito qualcuno, Abramovic, Altani, Al-Khelaifi, quello che voi volete, o Perez del Real Madrid, oppure il Barcellona. Cioè squadre che non hanno problemi a investire, vengono a Torino, staccano il cartellino, lasciano 150 milioni di euro e il nostro De Ligt, nel caso fosse nostro, ci saluta tutti quanti. Questo è un grande handicap a fare a avere a che fare con Raiola, perché Raiola non interessa dove gioca il giocatore, a Raiola interessa monetizzare e Paris Saint-Germain e il Barcellona pare si siano defilati dall'affare proprio per questo motivo, perché se comprano un giocatore vogliono essere loro i proprietari e i gestori dello stesso, non essere in balia di un procuratore che se si sveglia male la mattina o sente l'odore dei soldi lo manda da un'altra parte. Questo è il grande problema. Quindi, se arriverà, saremo contenti e ce lo godremo. E speriamo che non vengano mai a cercarlo come abbiamo fatto al nostro tempo con Higuaín e Pjanic, rispettivamente al Napoli e alla Roma. Quindi, attendendo l'annuncio, che speriamo sia prossimo, che credo che sarà forse uno dei pochi grandi acquisti che faremo quest'estate, confidiamo che sia un acquisto che duri nel tempo e non sia una meteora, non nel senso del rendimento, ma nel senso di una stagione o due e poi ciao ciao, come è accaduto con Pogba. Ok? Ciao a tutti ragazzi.